che ha ripreso un po' questi temi, insomma, è importante averlo messo in evidenza, insomma, complimenti per questo, Pino, come al solito hai centrato, come dire, il dato che riguarda i nostri territori. Ti ringrazio ed è importante che Saviano oggi sulla Repubblica metta proprio sottolinea che il no a Renzi è venuto dalla popolazione più giovane, sotto i 35 anni, l'81% dei no a meno di 35 anni, i votanti dico, e scrive poi proprio esplicitamente che il Sud non ce la fa più ad essere considerato marginale. Ora, questo è un buon segnale. Ricordiamo che Saviano l'anno scorso aveva scritto sempre a Renzi sulla questione meridionale. Renzi era sembrato molto sorpreso che esistesse, ma come ieri non c'era, insomma, convocò la direzione nazionale del suo partito, dopodiché, come suo costume, non fece niente. Eppure i segnali c'erano stati tutti potenti, cioè la Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, Industriale del Mezzogiorno, aveva segnalato che ormai il Sud era il malato d'Europa. E addirittura il suo valore economico di produzione era metà di quello della Grecia, tant'è che ci fu il segretario della UIL, Carmelo Barbagallo, che commentò: il sud era la Magna Grecia, oggi è metà della Grecia. E la SVG, un'importante, Grande molto vino. obiettiva società di sondaggi di Trieste, fece un'indagine sul Mezzogiorno e le parole erano rabbia, risentimento, disgusto per la politica, ansia, apprensione per il futuro, voglia di cambiare, bisogno di mutamenti forti, decisi, netti. Parlava di situazione pre-insurrezionale che può portare l'elettorato del Mezzogiorno a effetti politici dirompenti nel prossimo futuro. C'è Esatto. stato scritto appena qualche mese fa. Non se ne è fregato niente nessuno. L'Istat il giorno dopo il referendum dice, non l'ha fatto il giorno prima probabilmente per non influenzare, una famiglia su due al sud è a rischio povertà, un meridionale su due è a rischio povertà. In Sicilia è più di uno ogni due, al centro è uno ogni quattro, al nord uno ogni sei. E il governo ovviamente aiuta chi sta più in difficoltà, cioè toglie 50 milioni per i malati di cancro a Taranto Esatto. e lascia i soldi nella finanziaria per il campionato di golf e il Gran Premio di Monza a Monza. Cioè, questa è la situazione. Ecco Pino, adesso a proposito di governo, se le cose non sono cambiate in queste ore, diciamo dopo il referendum, fra poco più di mezz'ora il Presidente Renzi dovrebbe recarsi al Quirinale a rassegnare le dimissioni, tu pensi che queste considerazioni alla luce dei risultati, insomma, che ci sono stati nel sud, aumentano la consapevolezza dei nostri territori, della propria forza, del proprio potere politico? Oppure anche questo risultato alla fine poi Questa si è disperderà, Telenorba come dire, e ogni non la sera cambiano, non la potrà cambiare, è sempre presso la così. televisione pugliese Pino Infatti la Aprile espone il suo consapevolezza dice bene, pensiero. nei nostri territori c'è. Collegatevi È tutti nel con governo che non c'è, ma Telenorba. non parlo solo di Renzi, proprio della classe dirigente di questo paese. Perché pensa a cosa ha fatto il Sud finora, cioè ha ignorato le istituzioni perché si è sentito abbandonato nella terra dei fuochi, a Taranto contro l'inquinamento, a Brindisi contro la centrale di Cerano, contro la mafia in Calabria, in Sicilia, cioè sta facendo politica alla grande il Sud. Il risultato qual è stato? Che il signor Renzi ha detto di essere stato sconfitto dalla casta, cioè lui aveva con sé Obama, la Merkel, la JP Morgan, tutte le banche, le multinazionali, dall'altra parte c'erano i disoccupati, i meridionali, i poveri di questo paese, la Bravo, casta erano bravo noi altri. Vino. Cioè siamo al completo stravolgimento, non la capiscono. Se vuoi ti faccio un esempio di quelli terra 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 terra. Facciamolo, facciamolo. Giletti, domenica scorsa il solito Giletti che
evidentemente il sud gli fa venire l'ulcera, non si capisce perché, finalmente stava facendo un servizio la domenica pomeriggio sulla televisione di Stato a proposito degli amanti di Saronno che hanno sterminato, pare, un po' di persone. Sì, una storia veramente, anche fuori. Veramente raccapricciante, esatto. Pazzesca. Ha interrotto i servizi per dire abbiamo uno scoop da Napoli, cioè cosa? Un vicino aveva sfondato il muro di separazione, pratica, che si era appropriato una parte dell'appartamento del vicino. Il professor Zecchi, che era in studio, diceva guardi che a Milano c'è l'occupazione di un appartamento ogni minuto, lui lo ha ignorato. E quindi il muro buttato giù a Napoli è diventato più importante di una strage a Saronno. Faccio solo una domanda. Se la strage fosse stata in ospedale di Napoli e il muro buttato giù a Saronno, Giletti avrebbe interrotto la trasmissione e la Rai di Stato può ancora andare avanti a questa maniera la domenica pomeriggio? Ecco questo interrogativo. Non la vogliono capire. Vabbè, queste le tue considerazioni come sempre fondamentali, gli interrogativi rimangono aperti, naturalmente grazie a Pino Aprile, ci ritroveremo presto e come sempre succede a buon pomeriggio alterniamo temi e personaggi diversi. Adesso vorrei che in chiusura cortesemente Ilaria Caravaglio e Pietro Greco tornassero qui